Dal 13, diciamo, luglio inizia la settimana michelangiolesca, una vera e propria festa della cultura, della conoscenza e della divulgazione della storia dell'arte e dell'architettura. Il tutto all'insegna di questo straordinario, universale genio quadruplice che è Michelangelo, architetto, scultore, pittore, poeta. Le iniziative prenderanno il via il 13 con I Like Art, un campero che girerà per le piazze di Firenze, dall'Isolotto a Gavinana, a Peretola, fino al Galluzzo, dove andremo a raccontare la storia dell'arte e dell'architettura. Giovani studiosi della materia, un attore, terranno viva la piazza raccontando quelli che sono i misteri e le bellezze dell'arte del Buonarroti. Il 14 inizierà la vera e propria kermesse, concentrata anche quest'anno sul sagrato della Basilica di San Lorenzo, con ospiti d'eccezione, da Jan Fabre a Oliviero Toscani fino a Mario Botta, Massimiliano Fuxas, insomma grandi personalità che parleranno e dialogheranno sempre dell'arte del genio, dello scultore fiorentino. Nel giorno 14 un evento importante tra i tanti sarà il posizionamento di un blocco enorme di 5,30 m di altezza per 40.000 kg di peso in Piazza della Signoria. È il blocco gemello a quello da cui venne tratta fuori la figura del David che tutti noi ancora oggi ammiriamo. Perché questa iniziativa? Perché nell'epoca della virtualità, dei troppi selfie, noi vogliamo far confrontare il pubblico, le persone, con la presenza fisica, la materialità e quindi anche con la fatica del lavoro dello scultore.